Sono il dottor Marco Galliani, nefrologo dell'ospedale Sandro Pertini, e in questo momento dirigo il reparto di nefrologia, dialisi e litotrissia e abbiamo ovviamente accettato con molto piacere di partecipare a questa iniziativa perché tutto sommato amplia e ci permette di gettare le basi per quello che era un nostro progetto già da alcuni anni, cioè quello di far capire al nostro territorio quanto sia importante raccogliere e soprattutto coordinare con i vari specialisti la malattia renale, in particolare ovviamente la malattia renale policistica, perché come appunto sappiamo presenta diversi aspetti che vengono affrontati da vari specialisti, ma che finora non hanno mai trovato poi un vero coordinamento all'interno di una ASL, e quindi soprattutto accogliere quelle che sono le problematiche dei pazienti e delle famiglie, cioè quello di avere un centro dove potersi rivolgere, dove poter far presente le proprie problematiche, trovare uno specialista che coordina insieme a un team di altri specialisti di altri organi, che coordina questi specialisti che sono ovviamente esperti, che hanno avuto esperienza nel campo di questa patologia, che sempre più necessita di un'attenzione da parte nostra. Questo perché l'ospedale deve rappresentare sempre più un punto di arrivo, un punto dove il malato trova risposta ai suoi bisogni, e non più deve essere semplicemente un posto dove andare a fare di volta in volta un'analisi, un esame, ma deve essere assistito, deve trovare un percorso che gli dà risposta a tutti i suoi problemi, e tutti devono essere impegnati verso il paziente. Questo è l'obiettivo nostro, e come in altre patologie, ma soprattutto in questa che presenta diversi aspetti, ci permette proprio di lavorare insieme, di creare quelle basi per una multidisciplinarietà, che è proprio questo l'obiettivo che oggi si prefigge la nostra sanità. Sono Rosa Del Magno e ho questo rene policistico che già da qualche anno me ne sono accorta, lo sto seguendo tramite la dottoressa D'Adamo del Santo Spirito, che è bravissima, e che sono stata all'altro convegno di Viterbo che era molto interessante, ma questo l'ho trovato ancora più interessante perché ho trovato che i professori si sono spiegati con delle parole semplici che hanno fatto capire, credo, proprio a tutti quello che volevano dire, inerenti chiaramente alla malattia. Buongiorno, sono Luca Wonger, urologo della divisione di nefrologia, dialisi e litotrissia dell'ospedale Sandro Pertini. Seguo dal punto di vista urologico i malati che vengono seguiti dai colleghi nefrologi, e quindi ho un ruolo attivo nella gestione delle complicanze. Questo congresso, devo dire, a parte la notevolissima affluenza, è stato molto esplicativo per quanto riguarda tutte le opzioni terapeutiche che nel futuro saranno utilizzabili sia dal punto di vista medico che dal punto di vista chirurgico. Ci sono stati molti spunti sia a livello professionale con colleghi nefrologi, urologi, neurochirurghi, eppure dal punto di vista delle famiglie. L'alta partecipazione dell'associazione ha fatto sì che fosse molto molto proficua. Mi chiamo Antonio Tudini, sono un neo iscritto all'associazione AIRP, è la prima volta che partecipo a un convegno di questo tipo. Sono affetto da rene policistico, quindi per saperne un po' di più ho voluto partecipare per documentarmi, perché ritengo che la comunicazione e l'informazione sia importante per la prevenzione di questo tipo di malattia.